i playoff per dare un senso ad una stagione che definire deludente non rende esattamente l'idea. Ciò che ha detto il campo rimane, ma oggi rimuginare è assolutamente inutile. C'è infatti un appendice, appunto i playoff, da sfruttare. Percorso ad ostacoli, dentro o fuori, due risultati su tre. Ospite dei biancazzurri, la carrarese di Totò di Natale. A Pescara sarà sufficiente il pareggio, senza dubbio un vantaggio, a patto che la squadra affronti da subito il match per vincere. Certo, con equilibrio, intelligenza, ma senza fare calcoli. La pressione, fatto scontato, è tutta sul Delfino, che gioca in casa e con i favori del pronostico. Per contro, la carrarese, arrivata ai playoff da decima, grazie alla classifica avulsa, non ha nulla da perdere. Zauri. Siamo assolutamente pronti. È chiaro che 2 su 3 per noi è un piccolo vantaggio, ovviamente, ma dobbiamo giocare per vincere, non possiamo pensare assolutamente alla gestione. Questa squadra non è capace di gestire le partite, ma credo che nessuna lo sia, e quindi ripeto, dobbiamo fare la nostra partita rispettando l'avversario, sì, ma consapevole della nostra forza. Mi sono preoccupato su delle cose che volevo fare e che in parte sono riuscito a fare, ma mi interessava sinceramente riuscire a trovare subito il feeling in quei ragazzi, che è la cosa più importante secondo me. Zappella dall'inizio, Veroli rispolverato dopo 4 panchine di fila e 0 minuti in campo, out Frascatore. Drudi solo 2 allenamenti ma recuperato, risponderà presente il centrale romagnolo al suo fianco in grosso. 4-3-2-1 a metà campo e davanti gli stessi interpreti dell'ultima uscita casalinga con l'Imolese. La stagione regolare ha sentenziato il disastroso trend esterno della Carrarese, il peggiore del girone al pari di Grosseto e Fermana. 11 punti in 19 gare, frutto di un solo successo a Imola lo scorso 10 ottobre, 2-4 e 8 pareggi. Ben 10 i KO lontano dallo Stadio dei Marmi, di cui 5 consecutivi con 16 gol subiti, 6 a Cesena lo scorso 14 aprile e appena uno realizzato a Teramo il 9 aprile. In generale in trasferta soltanto 9 reti all'attivo, addirittura mai a segno in 13 delle 19 partite disputate fuori casa, nelle quali ha complessivamente incassato 37 gol. All'Adriatico, nel match di ritorno dello scorso 2 febbraio, i toscani giocarono un'ottima partita, forse la migliore del girone di ritorno. Finì 1-1 reti di Pompetti e Petrelli, ma per qualità e organizzazione la squadra di Totò di Natale avrebbe meritato la vittoria. Certe le defezioni causa infortunio di Imperiale e Figoli. Al rientro dalla squalifica l'ex Luca Berardocco, abruzzese di Montesilvano, rinforzo della sessione invernale di mercato. 4-3-1-2 il probabile 11. Torella tre pali, Grassini, Rota, Marino e Semprini in difesa. In cabina di regia appunto l'ex Berardocco, Mezzali, Battistella e Pasciuti. Bramante tra le linee, alle spalle degli altri due ex, Dumbia e Giannetti. Carrarese è una squadra molto molto interessante, molto ben allenata, che insomma interpreta questo modulo, che credo sia quello di riferimento, col trequartista e le due punte. È una squadra molto organizzata, che insomma non molla, e sarà un avversario assolutamente ostico da affrontare. Ripeto, abbiamo le nostre armi, le vogliamo sfruttare, ma consapevoli che di fronte abbiamo una buonissima squadra che va assolutamente rispettata. Affrontiamo questi playoff per fare il massimo, quindi il Pescara non teme assolutamente nessuno, e siamo consapevoli, ripeto, di voler fare dei grandi playoff. Non sarà assolutamente semplice, ma abbiamo tutte le armi per poter fare bene.